Prima di tutto sono, insomma, contentissimo di essere qui, anche perché onestamente non ero mai arrivato in questa zona e insomma, è stata veramente anche un'avventura simpatica, insomma, perdersi un po' nei dintorni. Sono assolutamente grato di questo riconoscimento, anche perché insomma, fa piacere avere una giuria così anche competente, così attenta. E per quanto riguarda il lavoro, è l'epistolare di Giuseppe Gioacchino Belli, è la prima metà e si tratta di un corpus, diciamo, di circa 500 lettere. E, come accennavo, è stato un lavoro molto interessante, proprio per ricostruire, diciamo, quel tessuto culturale dell'Italia ottocentesca e in particolare dello Stato Pontificio che diciamo, oggi è piuttosto misconosciuto e tra l'altro proprio diciamo, in zona romagnolo-marchigiana ma anche Umbra ci sono stati insomma, molte voci di rilievo, molte figure assolutamente di spicco, molto spesso di letterati. Che poi furono coloro che sostanzialmente fecero questo paese, insomma, e proprio frugando in questi documenti privati si ha davanti una fila sterminata di nomi che finché non viene indagata rimane assolutamente muta. Nel momento in cui si iniziano a fare ricerche viene fuori appunto tutto un universo che oggi conosciamo magari principalmente per la toponomastica o magari solamente per qualche lapide o qualche commemorativa o qualche monumento semi abbandonato molto spesso, no?